Vai spaventare tutti. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko e Alice e bentornati sul nostro canale. Oggi facciamo un altro video in cui io faccio vedere a Mirko dei tatuaggi brutti. Tutorial, cosa non farsi mai nella vita. Quello che vedrete in questo video. Allora, iniziamo subito. Io ce l'ho qui davanti e già il primo mi fa abbastanza ridere, perché poi lui ha anche questo sguardo, espressione per dire ma veramente l'ho fatto. È bellissimo però, perché ha le mani piccole. Esatto, però la sua testa è grande, cioè lui ha fatto una cosa sproporzionata. No, questo secondo me è geniale. Geniale! No, non ci credo. Allora, a me, quando li guardavo, continuavo a dire cavolo, però mi fa pensare il fatto che quelli più brutti o comunque quelli più comici li abbiano fatti gli uomini. No, comunque veramente questo qua io ti giuro che lo voglio fare. No. Mi fai spaventare tutti, vai avanti. Sì, Mirko. Sì. No, non è reale. Allora, secondo me questo è perfino peggio di mangiare un piatto di Case Cooking. Oh mio Dio! Ma questo è il mio nuovo idolo! 12 seconds later. È fantastico questo. Raga, è un idolo. Cioè, quello è una cosa orribile. Quei nei là sono brutti. Però lui ha trovato il modo di valorizzarlo facendo la Jordan. Allora, no, si tatua gli occhiali. Non ci credo. Si è tatuato gli occhiali, raga. È bruttissimo. C'è gente che non sopporta avere gli occhiali e lui se li tatua. Si è sconvolto. Mi immagino tipo con una ragazza. Amore, togliti gli occhiali. Non posso. Allora, intanto è una bella vista, nel senso che comunque è questo scarabeo. Scontato. Ma non capisco, questa qua si è tatuata i peli. A me sembrano lentiggini, i peli non mica sono rotondi, i peli sono lunghi. Due eri dritta alla telecamera. Oh Gesù, ma sempre! Sì. Ma non è più verso Alice? Ma non no, tocca... avete lo spazio. Vieni a vedere se vuoi. Non è che c'è, se lo spazio da te è che lo spazio. Allora, tutte le fanpage, vi prego, create una compilation di Mirko che dice è dritta la telecamera, io lo sto. Stoltissimo, comunque vabbè. Cioè, quello lì sarebbe un naso? Il naso di una tigre. Dai raga, però scusate, però no, io infatti cioè, ma come puoi? Oh madonna, it is my life, John Bovi. It is, cioè, è no. Questa è la mia. It's my life, it's now or never. È la mia... perché sta balbettando, capito? Mentre canta. È la mia vita. Raga, ha usato i capelli come pelo della scimmia. Sì, ma tu sai cosa vuol dire questo? Che per far vedere il tatuaggio si deve rasare. Deve rasarsi ogni giorno per far vedere il tatuaggio. No, è fantastico. Allora, io veramente lo dico, gli uomini sono stupendi perché hanno questi modi di divertirsi. Puoi dirlo forte. Che noi donne non abbiamo. Puoi dirlo forte. È la verità però, è vero che ho ragione, noi donne non ci divertiamo così. Puoi dirlo forte. No, no, no. Io qui mi farei ridare i soldi indietro dal tatuatore, anzi mi farei risarcire. Ma poi perché ci sono due rose a caso così? Chi è che gli ha... Ma guarda l'occhio qua come è storto, guarda. Sembra una fusione tra Gue Pequeño, l'urlo di Munch. Che schifo. E basta. Allora, nord. E perché il sud è a destra, raga? No. Allora, now, adesso io... Non ho bisogno di dirlo ogni 5 minuti che sono vegano. Ma guarda, non c'è... Cioè, tutti qua, eterosessuale ti scriveresti allora. No! Ma che cazzo... Guarda che brutto! Allora, io voglio tipo sperare che sia un disegno del no, figlio mi... e no, lui, no, per onorare il figlio che magari non c'è più... Sto facendo una storia inventata. Ha detto voglio tatuarmi il suo disegno di una tigre. Ah, tu dici. Sì, come sai, visto che l'ha fatto suo sì, figlio sì, per sì, omaggiarlo, visto che non c'è più. Questo non... Bellissimo. Wow. Cioè, quelli che io salterei. Bellissimo, raga, sono delle calze. No, scordatelo. Scordatelo. A 50.000 no, like. No, 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 no. Oh, è bellissimo. No, andiamo avanti, vai. No, 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 raga. Magari ride. Eh? Che poi c'ha il naso che è più grande del becco, capito? È vero. Raga, raga, ha un capezzolo che fa occhio. Da occhio. Sì. Si è tatuato gli addominali. Sì. È un idolo.
titolo! È vero che lo vorresti? Non può anche non andare mai in palestra. Geniale! Cioè può avere anche la panza perché tanto ce l'ha disegnata e non si vede. È un idolo, raga! Ti rendi conto? Eminem con gli M&M's. Eminem's. Però questo non è male in realtà. È bellissima gli M&M's. Gli M&M's. Questa è bella, è vero? Bellissima. Si è diventata la cipolla. Raga, cos'è quando le puzzano le ascelle? Guarda com'è fiera. Lei è contenta di essersi fatta una... Così quando le puzzano le ascelle, ma cos'è? E niente, è la cipolla che ho qua sotto. Che schifo. Che schifo. C'entra la faccia e il pistino. Mamma, è orribile questo. Tette di cane. Ah, poi... Le tettine del cane. L'ho capito te. No, però non ti puoi rovinare così il corpo, dai. Perché sembra un cane, poi quando si mette così... Che male che deve essere. Sei stato un po' il capezzola. Che vero per ridere. Oh madonna, la testa di Louis Vuitton. Di Louis Vuitton. Guarda che c'è anche la borsa, tutto griffato. Cioè questo deve essere proprio un malato. Sì, beh. Sì. Lo sapevo. È bellissimo. Sta guardando quello della cerniera, Twer. Raga. Wow. Ma perché secondo voi non è un bel tatuaggio? Ma io me lo farei troppo. È un raga. Capolavoro, sì, però io ho una paura. Cioè, raga, guarda che figo che poi c'è la spina dorsale dietro. Mamma che bello. Me lo faccio anch'io, raga. No. Raga, ve lo giuro che... Sì, è pieno di tatuaggi, tartaruga in testa, quello no, dietro. No, me lo posso fare qua, guarda. Ecco. Me la faccio qua la cernierella. Sì, te lo giuro su Dio. Andiamo avanti, ragazzi. No, quello me lo salvo, raga. È incredibile, da questo video è nata l'idea del mio tatuaggio, che lo faremo in un video più avanti, appena... Perché? Perché è bellissimo. No, comunque adesso davanti a tutti voglio sapere, è meglio questo tipo di video o il video della ricetta alla bolognese di Kelly's Cookie? Non lo so, penso questo, non lo so. Comunque, raga, se lasciate, veramente, ascoltatemi bene. Sì, vabbè. Se lasciate... Non ci credo. Raga, se voi lasciate 50.000 like in questo video, io va a, cioè al raggiungimento proprio, non più tardi o neanche prima, appena questo video farà 50.000 like, io andrò a fare quel tatuaggio. Certo. Metterò questo tatuaggio, ovviamente non me lo farò nella schiena, ma me lo farò qui o qui. Al raggiungimento, ragazzi, dei 50.000 like. Lo ripeto, se non arriviamo a 50.000 non me lo faccio. Va bene, ragazzi, il video finisce qua. Se vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale, anche al terzo canale, e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Le giornate la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia, è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.